Ma sto ripartendo col prossimo video che dovevo andare alla metanfetamina, ma guarda caso mi hanno fatto trovare un'auto che io vado proprio di là. Una consegna speciale, quella del garage, da 20.000 dollari, così ho detto devo andare proprio lì. All'inizio ero indeciso se prenderla, ho detto. Poi, pensando veloce, ho detto pigliamo 20.000. Questo che modello è di macchina? Truffade, ah, la Z-Type, è una macchina molto vecchia, quando è uscita questa macchina, nell'85, scusa, sì, il gioco è del, no, nel 2013, può essere uscita nel 2015 questa macchina. Perché se andate a vedere nelle macchine di autosport, perché chiamarsi così, e proprio la vedi giù, proprio giù, delle macchine vecchie, vecchia data. Infatti mi ricordo quando giocavamo quegli anni lì. Ho sempre detto, ma questa qui è una macchina da ricchi, come facciamo a comprarcela? Costava, per noi erano tanti soldi, all'inizio proprio, da sei dura, come fai a avere una cosa del genere? Io quando ho iniziato a giocare, praticamente non avevo niente, ero in strada, però piano piano poi ho ragionato, ho detto, e se faccio i colpi dentro al negozio? Io facevo i colpi, no? Gli rubavo, lo rapinavo, però quando arrivava la polizia per velocizzare cambiavo sessione, no? E così piano piano sono riuscito a comprarmi un piccolo garage, ma piccolino, almeno avevo una tana per me, e poi ho preso la prima moto e ho iniziato a fare sempre così fino a quando alla fine ho potuto comprarmi un appartamento per fare i colpi, e poi da lì è nato tutto. Con i colpi con la lavagna ho iniziato a darci dentro. Ho iniziato a darci dentro e piano piano, piano piano, piano piano mi sono ingrandito. Sempre di più fino ai giorni oggi. Però se io non mollavo, perché io molte volte ho lasciato qua parecchie volte, perché sennò se no. Io non sarei adesso che livello sono, 790, allora 795 è questo qua, poi dove, il secondo personaggio è un livello 170, eh. Allora pensate quante ore ci ho dedicato al secondo personaggio per farlo salire di livello, poi tutte le ore che non ho fatto di gioco, perché io di ore ne ho visto ieri sui. Sulle 4.600 ore giocate qui. 4.600. L'ho visto dentro dove ho comprato il gioco. How about this? The supplies we need just got confiscated by the cops. Attract some Certo, police attention, and the questa patrol should bring them right to moto è un you. dramma, veramente. Si sono lamentati comunque, ho visto dei video che qualcuno se l'è venduta. Anch'io, no, io non me la vendo perché mi è comoda. Ha solo questo problema che devo avvicinarmi, vedete. Una volta che la tiro su. Ecco, questo qui è il lavoro che è del livello di sospetto. Praticamente, penso, se non devo andare a pestare qualcuno ancora. Praticamente per avere il livello di sospetto devo sparare a qualcuno, no? A uno, un poveretto per strada.
uno o massimo due, mi si accendono le stelle e devo rimanere in quella zona quando arriva la polizia a sparargli tutti i poliziotti fino a quando arriva uno con la moto. Se è questa qua, la missione è bella comunque. E devo rubargli la moto e poi seminare gli sbirri e poi consegnarla. Infatti qua lo dice, raggiungi l'area. Io parlando non guardo sotto perché guardo avanti qui. Dice raggiungi l'area vicino alla stazione di polizia. E quindi è questa qui la missione. Adesso devo proprio darci dentro e giocarmela bene. Giocarmela bene con i poliziotti perché sono in tanti, arrivano giù le pattuglie. Però in linea di massima non sono mai morto. Adesso per la prima volta sono morto qui, ma di solito dove morivo di più era dentro al tequila dove si fa ammazzate. Lì sì, ma su tutte le missioni è difficile che muoio. È capitato perché purtroppo io andavo, volevo finirmela di fretta. E non ci ho pensato che dietro i cespugli c'era proprio lì che ti aspettavano e mi hanno tirato un colpo in testa. Oh, la stazione sapete dov'è? Dietro la montagna. Porca miseria, dove avevo il bunker? A questo punto passo in mezzo alla galleria lì. E questa è la zona dei colpi della moto quando della Pacific Standard che vai su di qui, vai su da questa collina, poi arrivi qua, ci sono i poliziotti. Peccato che questa moto ha solo una spinta, se l'avessero dato di più sarebbe stata un'arma micidiale, infatti per quello l'hanno depotenziata. I razzi sono diventati limitati, poi ho sentito anche in un video su YouTube che hanno detto che anche i FLAR sono di me, cioè ci vogliono dei minuti per averlo, quindi la moto non serve più, quindi io la metto qui, adesso sparo purtroppo a qualcuno. Già il livello, ne ho sparati due. Allora, adesso me la devo giocare bene. Devo mantenere il livello, quindi devo fare fuori. Dispiace. Tanto mi porto via i soldi però. Adesso faccio fuori i poliziotti. Dov'è? Dov'è? Ecco, è proprio loro che mi interessa adesso, eh. Visto l'altro si era abbassato. Ho fatto la rovesciata. Veicolo giusto è arrivato, ok. Adesso il problema è ci sono i pattugli qui, eh. Perché sto sparando di brutto. Dammi la moto. Thank you.
Meno male che è intatta, l'ho beccata bene, dai, non ha danni. Così mi danno strada, si fermano. Sono a 2 stelle però. Quanto fa? Non si riesce a vedere il contachilometro. Eccolo lì. E questa qua da 60 miglia orari, non di più. Mi sto dietro i poliziotti. Tanto sono fermi lì, quindi... Tre pattuglie. E dietro? Ok, via libera, via libera. No, non si impenna. Questa è una specie di Harley Davidson, vediamo dall'esterno. Eh sì, è un Harley. E l'Harley Davidson, quella lì, assomiglia un po', ma non è proprio uguale. È quella di Highway Patrol, il film con Ponciarello, e sono dei telefilm che si chiamano Highway Patrol, sì, che sono in due con le moto. Però il colore non è questo della moto, sono della California, quindi è diverso il colore, mi sembra hanno le divise marroni con la striscia. E poi sarebbe la polizia stradale, e Way Patrol è polizia stradale. Era un furgone di polizia, era. Sì, ogni tanto mi capita il suo furgone, non sempre. Forse li devi ammazzare, ti dà $10,000. Può essere quello, perché non l'ho mai fatto. Non mi sono mai interessato con roba piccola. Certo che mi ha mandato molto lontano, eh? Alle volte questa qua te la trovi al centro proprio di Los Santos, che è un attimo farla. Stavo pensando che mi piacerebbe rimettere tutto il traffico, però boh, con le strade libere è un po' monotono, perché a dire la verità il traffico, tanto per me è un attimo farlo, la modifica qui, mentre sono anche dentro qua, così uno lo vede. Grafica qui è. Tutto al massimo. Eccolo qua. Basta che faccio così. La rimetto. È che è un po' già fatto. La rimetto perché è un po' monotono, cioè avere sta strada sempre libera e non vedere poco traffico non è neanche tanto bello. Adesso vedi, ha ripreso il tutto. Io non l'ho messo per i fotogrammi, che la mia scheda video tiene, infatti
Ormai abbiamo quasi deciso, stiamo soltanto decidendo quale monitor devo prendere. Prenderò questa volta, perché ho risparmiato piano piano, ho messo un po' i soldi da parte, però ho chiesto un piccolo aiuto a mio fratello, è più piccolo, è quello più vicino a me. Le ho detto, se ho bisogno magari, non so, un 100-200 euro, così, poi te li do. Lui mi ha detto, non ci sono problemi, fammi vedere il monitor, forse anche lui deciderà di... Deciderà magari di fatturarlo, perché ha una ditta, quindi forse lo fatturano, vabbè, per risparmiare. Vabbè, comunque, a parte questo, penso che prenderò un 49 pollici curvo della Samsung, sarebbe il Galaxy si chiama, no, non è Galaxy, ha un nome, non è questo il nome, ha un nome come, è un nome spaziale, questo sì, ce l'ha. Aspetta, questo mi butta giù. Comunque c'è uno sconto del 35% su Amazon. Però costa sui 700 euro e qualcosa, comunque, questo monitor a 49 pollici. Beh, io lo prendo anche per un motivo così grande. Primo, perché mi piace vederlo meglio. Poi perché è in alta risoluzione, supera i 4K, ma a parte quello... They got it. We're all good. Ok, ma a parte questo lo prendo perché io uso anche alcune volte, non sempre, quando magari sono stufo di giocare qui che non gioco più, uso un simulatore di volo, no? So, you could Che get a bunch of sarebbe DCS prescriptions and drive around World. to every E dato drugstore in the che hanno state, detto che or you could hanno rob detto che con someone who's questo already done. basta. Quando parlano tanto. Allora, praticamente, dato che hanno detto che si riesce a vedere con 49 pollici anche delle cose che non vedo, io quindi GTA qui dovrei riuscire a vedere di più, come, ecco, questa zona così. Quindi io quando sto andando adesso, se avessi quel monitor lì, cioè vedo dritto come adesso, ma in più vedo così, ecco, in quella zona di là anche, e quella zona di qua, così, in questo modo. È interessante questa cosa, comunque. Almeno con questi missili guidati, cioè non è che mi piace molto, perché non rimangono come tu vuoi. Ogni volta si azzera e ritornano sempre. Col silenziatore l'ho sparato. Però quanti sono? Vedi in prima persona? Vedi meglio che in terza. Io vedo le distanze, vedo le teste. Punto non troppo bello. Fatti fuori tutti, dai.
È bello che la gli raccolgo i soldi, ma poi non le ho prese già le scorte. No, non li metto neanche all'incasso, così è il vizio che mi è rimasto di quando giocavamo all'inizio, che raccoglievamo tutto. Tutto perché non c'erano soldi, quindi si moriva veramente così. Ah, sti missili. Perché praticamente, da come ho capito, questi missili guidati, se tu sono abilitati, ti crea un problema. Un problema che praticamente mandi in allarme, secondo me, anche la polizia, che... Che cosa stavo chiedendo? Il veicolo che già c'era in mano. Ancora una, dai. Vediamo questo aggiornamento. Niente, ancora una. And we're still in business. All right. LJT with the sign off. Ok. Facciamo l'ultima. Ho finito con tutti i magazzini. Il primo giro, questo è quello che mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi. Però devi giocartela bene, che possono attaccarmi e portarmi via. Good news, we located some supplies. Bad news, they're in the hands of a rather serious stick-up operation. E in mano una banda di rapinatori. And be careful, they're fragile. Va bene, non è un problema. E so che il problema è lontano. 8 km, quindi cosa faccio a questo punto? Cos'acta? Meno male che l'ho preso. Questo qui, ah, allora mettiamolo, lo chiamo dopo, dai. Lo chiamo fra un minuto e mezzo, dovrebbe uscire fuori. Vediamo cosa dice. Servizi, cos'acta? Due minuti ci vogliono, due minuti per riaverlo. Fa niente, andiamo un po' più veloce. Questa qua più di 100 non fa, vedete, 108 in linea d'aria. E poi non l'ho mai, questa qui non c'ha la corazzatura, non gliel'ho messa per andare qualcosa in più di velocità. Ma guadagnano poco, un 0,5 miglia comunque, di differenza, perché una volta ho fatto la gara io e mio amico, quando giocavamo insieme, e abbiamo fatto una gara in un posto dove io ho fatto nel creatore, ho creato delle gare anche, no? Con moto, macchine, quelle cose lì. E la differenza tra la mia moto, che ho tutte le moto così, che praticamente non hanno né gomme antiproiettili e non hanno la corazzatura, la mia mi fa 130 miglia e a lui massimo andava a 125, quindi vincevo sempre io e era più leggera. Infatti in alcuni veicoli questa cosa funziona, ma non in tutti. Per esempio la 811, che è una macchina facendo questa cosa qui mi andava più veloce. Infatti nelle gare, in alcune gare online vincevo sempre, mi dicevano, però raggiungeva i 160 km orari, non di più. Ecco, no, non avendo questo missile, no? Praticamente non mando in allarme, perché no, quelli lì vanno in allarme, i nemici, quando si sentono il missile guidato, mi manda in allarme i nemici, no? E per quello io li stacco. Quanti sono? 8, 10. Qualcuno arriverà anche di qua.
dietro l'angolo. Cazzo, era con fucile a pompa. Occhio alle spalle. Che bastardi. Ti faccio una rosa. Pericoloso, perché uno può uscirmi di là. Here I go! Visto questi sono tutti nascosti, eh? Sembra che uno. Tu vedi un puntino, ma sono tutti uno. Tu vedi un puntino, ma sono tutti dietro lì. Ancora uno. Cazzo, preso il fucile da caccia. Però non è solo anche per i soldi, però alcune volte rilasciano anche gli snack, che servono. Quando raccolgo, stavo parlando di questo. Sì, lui dice guida con prudenza, ma io non faccio questa strada che fa lui, mi dice lui. Io faccio questa qua, perché secondo me è quella più corta. Allora, qua diceva 8 km e 600 metri. Vediamo quanto dice qui, perché però io sto percorrendo, Quindi a un certo punto mi deve dare col navigatore. Siamo lì, è schiacciato. Però di qua c'è un momento, io mi aggancio prima nell'autostrada, però. Invece di là mi fa andare via in mezzo, mi fa passare. Se andavo al contrario. Come vogliono loro. Io invece devo correre qua. La barra delle del furgone è ancora al massimo. Ti vengono addosso, con le macchine e dietro. Beh, passando di là qualcuno è andato a sbattere contro qualche palme, mi sono venuti addosso, per farti uscire fuori strada, ho fatto io ho fatto apposta questo per riuscire a bloccarli. Cazzo, questi mi hanno stancato. Fucking bum. The hell. Ah, hands down. Aspetta,
aspettiamo gli altri che arrivano. Non arriva più nessuno? Strano. Ho rimesso il traffico, eh. È meglio, dai, è meglio col traffico. Qui l'avevo tolto, ecco perché, facevo per provare la macchina, la velocità, no? Però poi non mi sto mettendo più a provarle per un motivo, perché mi sembra che conta chilometri è fasullo. Non è vero quello che segna, è tutto falso. Cioè, infatti anche guardando, quando una macchina fa 180 miglia, e poi no, sono andato a vedere in internet la vera velocità, sono rimasto deluso, ho detto, ma come una macchina super, supera appena appena le 130 miglia. Il contachilometri segna di più, quindi la Rockstar ha messo delle cose fasulle. Non è bello questa cosa qui. È ingannevole, molte volte. Il furgone è un bel carico comunque, ti fa salire un bel po' la barra. La barra verde sale di brutto col furgone. Poi ecco, salita al massimo, basta, basta. E poi farò delle missioni anche del bunker, perché mi servono, perché così mi aiuta al nightclub di salire più velocemente alcune cose, penso, delle armi, cose di caccia, cose del genere. Ok, ho fatto tutto quanto con questo il giro dei 5 stabilimenti. Joker Game, come al solito, vi saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.